lunga che ci ricorda molto sempre il manierismo. Tardo 500, primo 600. Però ancora una volta, davanti a un'opera così importante, classica, tre opere di un americano, David Simpson, che ha rappresentato in queste lamine monocrome la Trinità. Padre, in oro, figlio, rosso della passione, e questo azzurro argentato in etere, lo Spirito Santo. Quindi si accostano, questo proprio per volontà dei gesuiti oggi, queste opere straordinariamente moderne, ad opere invece di impostazione molto classica.